Willock, eccoci qua, Gammarici, sempre gli stessi. Ogni anno le stesse cose. È una roba ormai che si ripete puntualmente. Di che parliamo oggi? Di uno 0-0 dove il Milan si è magnate. Pure il predica passavane. Se le piave si è magnate, si è mangiato di tutto. Tralasciando il fatto che Newcastle credo abbia giocato una delle partite più brutte della sua vita, sembrava una squadra di serie D, inguardabili, squadra inglese in casa, sono una roba, fuori casa, sono irriconoscibile. Ma noi, signori, noi, 47 occasioni da gol, ma cosa dobbiamo fare per far gol? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo farci benedire, dobbiamo fare un pellegrinaggio, cosa dobbiamo fare per fare gol? Mamma mia partita, mamma mia partita, vado! Questo, lo sai che cos'è? Siete andati in Champions in maniera immeritata, grazie a noi. Dovete pagare, ricordate che con l'ingiustizia non paga mai. L'ingiustizia non paga mai. Puttana Pioli, che cazzo di partite vedi? Lo sa solo il Signore, davvero, eh. Io mi chiedo, ti fai di acidi? Ti fai di qualcosa di pesante di cui noi non siamo a conoscenza? Perché è l'unica spiegazione di come cazzo leggi le partite, ma porca. È assurdo pareggiare una partita così. Assurdo! Quando domini, quando li bombardi, quando doveva finire 5-0 sta partita. È assurdo! Non si possono regalare punti così. Cazzo! Anche quando giochiamo bene abbiamo una sfiga incredibile. Non segniamo manco a porta vuota, manco per sbaglio segniamo. Raga, vi posso dire la verità? Io le ho conosciute squadre fortunate, ne ho conosciute anche altre fortunate, fortunatissime, un po' meno fortunate, abbastanza fortunate, ma qui non è questione di fortuna, ma questo Newcastle c'ha veramente il culo in faccia. Che poi già come squadra non è male, perché non è male, perché c'ha i suoi interpreti, perché è una bella squadra, perché sulla carta ha speso tanto. E io, tutto sommato, non riesco a farmelo stare antipatico, anche quando lo vedo in Premier League, è una squadra che generalmente mi sta anche molto simpatica. Però mazza e culo, raga. Cioè, veramente mazza e culo. Mi rimane un rammarico gigante per il risultato, che è la cosa più importante, che purtroppo non riusciamo a fare 3 punti contro una squadra. Uso la parola abbordabilissima per non esagerare. Il Newcastle oggi ha dimostrato di essere una squadra veramente poco, con poche idee, con poco gioco, pochissimissima qualità. Devo dire una squadra che non mi è piaciuta assolutamente. Pioli, vattene via, stai distruggendo la squadra più forte del mondo. Sei riuscito a pareggiare 0-0 contro una squadra di merda come il Newcastle? 20 tiri, 0 gol. Pioli! Non so se vi rendete conto della gravità, il Newcastle che in zona retrocessione in Premier siamo riusciti a fare 0 gol. 0 col piolismo, con 30 tiri in porta. Io sarò contento solamente il giorno che Pioli se ne va dal Milan. Sta distruggendo una squadra che potenzialmente può mettere palle in testa all'Inter, a Napoli, alla Juventus, alla Rometta, alla Lazietta, tutti e vince il campionato in scioltezza. Invece no, no, il piolismo continua a perdere punti. Passeremo questo girone per miracolo e vinceremo la Champions. Non grazie a Pioli. Pioli vattene, Pioli out. Tutti i milanisti, se siete veri milanisti, andiamo a casa Milan a fare una protesta. Pioli out. Cosa me ne faccio io dello 0-0 con Newcastle? Anche se mo mi dici il Newcastle la quarta squadra inglese della passata stagione, che il Newcastle nel girone dell'Inter, formato da Rayo Vallecano, Benfica, arriverebbe sicuramente al primo posto. Ma tu, un punto con Newcastle, a che ti serve? A che ti serve? Lo sai perché hai perso? Non hai vinto oggi? Perché non hai una punta, non hai una punta. Giroud, sei un cane morto, sei. Diciamoci subito che quella cosa che viene detta nel calcio, che giocare subito una botta tremenda come quella di sabato fa bene, io non ci credo mica, avevo molta paura della partita di questa sera. Molta paura perché siamo arrivati a questa partita senza slancio, siamo arrivati cupi, siamo arrivati tetri, siamo arrivati travolti e stravolti. E la prima cosa stasera era fermare l'emorragia. Io non so se leggere questo risultato
come positivo. Sicuramente in un gruppo così equilibrato ogni punto è un punto guadagnato, però giocando a San Siro e con la mole di occasioni prodotte, non vorrei per i cugini rossoneri che questo sia un risultato che poi possa andare di traverso. Risultato brutto, bugiardo, che ci complica l'avvio in questa Champions League, perché con tutto il rispetto per il Newcastle, ma in casa con Newcastle, sinceramente speravo e auspicavo di prendere i 3 punti. La partita del Milan è stata così. Cioè, potrei riassumerla così. Una noia, ma una noia di quelle proprio. L'unica cosa che mi ha emozionato, che mi ha tirato su, è stata la sigla iniziale, la canzone iniziale. Poi una noia pazzesca. Basta, ci siamo sgretolati. A noi ci è bastato prendere 5 pere, che non sono poca roba, per sgretolare. Bah, non siamo più. Io sono sicuro che se ci fosse stata quell'altra squadra lì di Milano oggi, questa partita l'avrebbe stravinta. Ne sono sicuro. Noi oggi non abbiamo fatto schifo, assolutamente no, ci mancherebbe altro. E non metto le mani avanti, anzi, oggi faccio i complimenti comunque ai ragazzi per la voglia. Che cazzo manca e mancava sempre anche negli scorsi derby. Stavolta invece si è vista la differenza di passo, la differenza di gioco, la voglia che ci metti in campo, ma manca sempre quella cazzo di conclusione finale che ti permette di fare il gol e vincere la partita. La chiave del calcio, l'ABC, che sarebbe passaggio, passaggio, tiro, gol. Io voglio sapere che cazzo ti passa per la testa quando tu in area di rigore a 5 metri dalla linea della porta che ti separa dal gol, tu hai la bella idea di provare un tacco, un colpo di tacco quando sei di fronte alla porta con il pallone davanti ai coglioni. Tu hai la bella idea di invece di calciare, di sfondare la porta e di buttare la porta sui tifosi, hai la bella idea di provare un cazzo di colpo di tacco e vai. Quel colpo di tacco lì diventerà un meme, diventerà un qualcosa che andrà più e più volte su tutti i social del mondo. Mi stavo chiedendo, Leao. Una curiosità, Leao, una curiosità, ma questo che volevi. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo di ballo è? Ma tu sei scandaloso, frate. Cioè, boh, cioè, cosa volevi fare? Di tacco? Cioè, sembravi che ballavi le canzoni di Rino Banfi, frate.